come al solito, a chi va in culo? Annata Andrei. Aspetta. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Leif. L'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di San Disma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh merda, questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama... molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra 3 giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, non serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare 2 volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due. Oh, no. No, Sam, giuro, no, non posso, ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo... chiunque, Charlie Cutter? No. Lui è il numero uno per questi lavori. Assolutamente no, non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar. Ciao tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, ma... beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. Vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Siamo già dentro a quest'ora. Sì, ma correndo rischi. Ma hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? No, perché non lo farà. O se viene beccato? Sam... conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan, parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Puoi dirlo forte. Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Va bene. Verrà ad aiutarci. Prima o poi. Ok, ma ammetterai che non puoi escludere a priori la possibilità che... Eccolo.
Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Grazie. Dove vai? A Taranto. Beato Dave, a Taranto, è sempre solo il mio sogno. Da qui non sappiamo effettivamente cosa succederà. Siamo vestiti come dei fattorini. In Italia. In Italia. In Italia non c'è mai questa roba qui. Sì, mai, cioè, sì. Non è mai questo il, lo scenario dell'Italia, no, ma no, vabbè, d'altronde quando salting, guarda che salto ha fatto, devi, quando disegnano le città in Italia le fanno tutte con ristoranti da Lorenzo o da Mario, quindi cosa potevamo aspettarci? Guarda qui, attenzione, che è successo? Sam, che succede? Sam, Sam, che stai guardando? E dai, mi butto? Beh, non credo. Stasera mi butto. Devi andare lì, le margheritine. Ragazzi, oggi è motivo per me di giubilo in quanto il grande maestro Enzo Sorrentino ha parlato di noi sulla sua pagina, definendoci specie di jalappas. Guarda, è veramente una cosa che... è un traguardo nella vita. Ma si può mancare, quindi? Cioè, è un traguardo nella vita di un uomo. Porca miseria, cioè. Posso considerarla una milestone nella linea attenzione della mia vita? Cosa? Dove devo andare, secondo voi? Vabbè, io vado. Ci sono. Quando protendi le braccia puoi saltare senza rischi. È stata tipo veramente adesso una bella idea. Hai proprio proteso. Capito, ma se mi dai un'indicazione mentre... Scusami, no, scusa, anche tu. Mi dai un'indicazione mentre sto andando con una corda addosso a una parete rocciosa. Io posso dire che non ho capito dove devi andare, bro. Allora. Ah, usa L per dondolarti e orientare. Secondo me orientare è... Ok, eccolo là, eccolo là. Eccolo. Ho capito, ma adesso lo so. E infatti. Madonna. Hai visto? Ok, ora dove andiamo? Claudio, intrattieni mentre io vado a mettere il fornelletto per le zanzare. Parliamo delle zanzare, così almeno magari si sente osservata e se ne va. Cioè, nel senso, come farei io. Parliamone male. Le zanzare sono delle persone orribili. Attenzione. Attenzione. X. Preso. Adesso devo salire. Amici, è una tragedia, non trovo il forno per le zanzare. È una vera tragedia perché le zanzare ci stanno veramente per uccidere. Cosa vuoi che faccia qua? Non ce la farò mai. Ce l'ho fatta. Ah sì, se non vai io non... Ok. Aspetta. Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ma è Marco Montemagno? Bene lì sta. C'è una guardia che parla come Marco Montemagno. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ma che lingua parlano? Ma che dialetto gli hanno dato? Stefano. Vabbè, ci metti i limoni, ci metti le cose fatte in Italia. Sì, c'è gente che parla come Marco Montemagno in questo gioco. Davvero? Sì. No, no, arrivo. Attenzione, cosa vuol dire i puntini? Che stiamo dentro a Badoo? Che cos'è? Tipo? L'odore di agrumi freschi. L'odore di agrumi freschi. Madonna, quanto gli piace l'Italia agli americani. Dove c'è gente che parla con molte persone? La nostra finestra. La nostra finestra. È un film. La nostra canzone. Comunque è veramente un'Italia da cartolina, no? Beh, sì. Ci piace? Ci piace. Qui devi fare delle acrobazie. Il tutto, dovete sapere che è famosa l'architettura italiana per essere costruita appositamente per un circense. Ah, ok. Le e la. Madonna. Vabbè, ma c'è la gravità. La gravità che manca. Ma se butto giù? Forse potresti. Hai ragione, Madonna, ginocchiata. Bella però questa parte, mazza, quanto è bella. Molto bella, sento proprio l'Italia. La senti l'Italia? Sento l'Italia. Lei sente te. Magari, Elena ne aveva filmati alcuni, ma la telecamera è andata. Grazie di questa frase. Possiamo dire che queste parti sono un po' inutili. Cioè, nel senso, stiamo un po'... Vuoi arrampicarti sull'edera? Non so come arrampicarmi qui. Tanto tra 6 secondi te lo dice. Esatto. Oppure no? C'è una parete dietro. Eccolo là, trovato. Eccolo, devi salire lì. Oh, però che bello, non me l'ha detto.
Se tu avessi aspettato altri secondi. Qui bisogna essere più veloci del consiglio, no? Questo per godersi il gioco. Dai, ma per favore, neanche col coefficiente elastico di un'asta da ginnasta. Asta da ginnasta. Asta da ginnasta è come asta alla vista. Come colosso molla. Attenzione, attenzione. Bella però questa mazza, che bella. Ascoli Piceno. In onore di quei due sul server. Merda. Merda. Tutto bene? Sì. A quanto pare, sì, ma come bene. Fai a essere tranquillo e parlare mentre sei a questa altezza? Dai, via così. Tanto lo sai che non muori. Foto? Molto bella. Attenzione perché qua intanto c'è un bruscolino nell'occhio. Madonna, che suggestione. Quindi? Ah, l'ennesimo rampino. Dove sta tirando? Certo. Dove? Ma io non so. Loro hanno una forza negli avambracci che è incredibile. Sì, ma alla fine poi muoiono perché, cioè, alla fine di un ladro perché ti si staccano le braccia. Quindi che fa adesso? Mi cala giù un elicottero? No, ti cala giù una corda. Sì, mo tu devi saltare. Ma come è possibile? Ma scusa, fa dei salti incredibili. Poi quando devi saltare sul posto è di cemento. Attenzione perché, ok, sono pronto a saltare. Va bene, dai. Ah, cacare, vai. Un'elevazione verticale di 4 cm. Attenzione, L1 se non sbaglio, no? L1. Bella però questa mazza. Con gli uccelletti. Ok, potete passare. Anzi, come avrebbe detto Marco Montemagno, un vertical leap. Comunque, vi posso dire una cosa. Date un nome un po' più banale a una famiglia italiana. Cosa? Rossi. Ma cazzo! Ah, giusto. Era elegante anche egli. Esatto. Attenzione. Se c'hanno anche la giacca... me ne vado perché non è mai andate anche a cagare. Dove stava? Dove era la giacca? Forse è una gag. Ma andate a fanculo, va. London Bridge is falling.